Buonasera, buonasera, bentrovati cari videospettatori in questa nuova diretta qui su Empire & Puzzle, ragazzi. Ovviamente su Twitch. Chi sta guardando questo video su YouTube, in differita, molta differita, ragazzi, vi ricordo che siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 18 in poi, anche con Empire & Puzzle, ragazzi. Quindi venite a seguirci, che più siamo meglio è, meglio è, meglio è, meglio è. Come state, ragazzi? Come state? Tutto bene? Tutto bene? Che mi dite? Che mi dite? Addirittura era pieno quello di ferro. Appelo! Il cibo vuole in tutti i costi riempirsi. Ma imperterriti, non gli diamo cose a caso e lo mettiamo al suo posto. Allora andiamoci a prendere un po' di reclute da qua dentro. Ok, giusto 100. Mettiamole qua. Ok, ora sto cibo lo consumiamo facendo... Ma qua ormai è finito, vero? Non ce la faccio a prendere le Eterea Alfa, mi sa. Infatti. Sì, perché ho fatto schifo in guerra. Cioè. Non sono riuscito a completarlo. Vabbè che non ce la faccio lo stesso, perché 1200, me ne mancano 2005. Domani inizia quello nuovo. Allora. Qua abbiamo visto tutto, qua abbiamo visto tutto e qua abbiamo visto tutto. Altri 5 giorni e si va in ferie. Mostro una domanda, ma se attacco un avversario che ha Alexandrine, che è partita lanciando la sua speciale, ok, gli scudi ghiaccio che abbassano la precisione? Sì. Ragazzi, nel frattempo vi ricordo che abbiamo comunque un canale Telegram, lo sono detto prima, ma ormai Empire & Puzzle, Ita Enciclopedia secondo Antec, dove potete trovare tutto quello che c'è da sapere su Empire & Puzzle. Però vi ricordo che chi vuole suggerimenti sulle difese del torneo Raid, che oggi parleremo pressoché solo di quello, postate qua sotto, ragazzi. Postate qua sotto le vostre difese, così tra poco le guardiamo un po' tutte. I Idris blu che faccio abbassano la precisione a tutta la mia squadra. In che senso? Se vai di mono blu, sì. Ma praticamente lei abbassa la precisione delle tessere blu che stanno sul campo di battaglia. Quindi quella tessera ha tot probabilità di fare mancato. Se c'è ovviamente eroe blu. Se non c'è nessun blu non cambia nulla. Ah, non la posso fare questa. Vabbè, facciamoci una 8.7, che così apriamo il baule. Ah no, facciamoci prima questo, ok. Vi tolgo l'audio, va? Che è meglio. Ma il fare mancare solo sui blu? Sì, solo i blu, ovviamente. Perché ragiona sulle tessere blu sul campo di battaglia nel momento in cui parte. È solo quelle tessere lì, eh. Cioè nel senso che se dopo escono altre tessere, non è che fai... c'hanno la probabilità di mancato le altre.
Funzionano come quando i potenziamenti vari, le cose varie, Alexandrin. Come altri eroi simili. Dove stai, Alexandrin? Ragiona solo ed esclusivamente sulla precisione di tutti gli scudi ghiaccio nel momento in cui parte. E basta. Meno 47% preciso. Ogni tessera c'ha il meno 47% di probabilità di mancare. Ma solo, ripeto, solo quelle tessere che sono attive sul campo di battaglia nel momento in cui parte. Basta. Sì, Garias funziona alla stessa maniera praticamente. Dove sta Garias? Dove sei Garias? Dove sei? Superato? Ecco. Sì, esattamente la stessa identica cosa. Praticamente altera il potere di tutti gli scudi tipo ghiaccio sul campo di battaglia, ma nel momento in cui parte, tutte le tessere blu che sono sul campo di battaglia gli dà il più 37% di mana in più quando le lanci. Ovviamente questo in attacco, mentre se è in difesa toglie il meno 30% di mana a ogni tessera che vai a lanciare. E le due cose, ovviamente, giusto per completare il discorso, le alterazioni di stato sulle tessere ce ne può essere una sola attiva. Quindi Alexandrin e Garias praticamente alterano entrambi le tessere blu che sono nel momento in cui partono sul campo di battaglia. Non possono essere contemporaneamente perché alla fine uno abbassa la precisione o aumenta il critico Alexandrin, l'altro aumenta o diminuisce il mana come Garias. Non possono essere entrambe. Che cosa succede? Succede che l'ultimo speciale che parte sovrascrive la precedente. Anche se sono due cose differenti, eh? Come per esempio, andiamo a prendere un altro esempio, Jot, che aumenta l'attacco delle teste. Sono tre cose diverse, ma si sovrascrivono tra di loro, perché una sola alterazione di stato può essere attiva sulla stessa tessera. Quindi l'ultimo che parte toglie quelle di prima, praticamente. Ripeto, la cosa fondamentale è che sono le tessere nel momento in cui parte che danno qualcosa. Garias dà un 37% di mana quando si lanciano quelle tessere che hanno l'aumento di mana. Mentre invece gli altri, per esempio, che ne so, Alexandrin abbassa la precisione, aumenta il critico e così via. Ciao Fiorangelo 1-3, grazie per essere passato. Allora, volevo fare la 8.7 così sbloccavo un attimo questo. Il baule. Poi ci facciamo un raid e poi possiamo mettere un raid. La cosa figa di Alexandrin, per esempio, è che c'ha le passive fighe. Soprattutto adesso che ci sono tanti disturbi, tante cose negative che danno gli avversari, lei ogni disturbo che subisce si ricarica energia. Il problema è che secondo me è poco, perché quando è uscita non è che hanno pensato molto al futuro. Ora come ora è veramente poco rispetto a quello che fanno altri. Se per esempio ogni disturbo si caricava oltre gli HP massimi, sarebbe stata molto figa. Anche perché la cura, onestamente, di Alexandrin non è il massimo come cura in sé. Quindi avere una opzione del genere quando subisce disturbi sarebbe stato molto figo ora come ora. Facciamoci sto baule.
Guardiamoci un attimo le pubblicità da quest'altro lato. Chiamata 1, chiamata 2. Pubblicità. Pubblicità. Ecco perché pensandoci sono tanti blu che alterano le teste sul campo di battaglia, ma altri colori sono nettamente meno. O ricordo io male. Allora facciamoci, dobbiamo fare due ride perché dobbiamo aprire un attimo sto baule. Facciamoci due ride, dai. Che oggi mi sono proprio intossicato in guerra, madonna. Quando girano. Allora, andiamoci di gialli qua. Facciamo prima questo. Ah. L'unico che poteva beccarsi l'accecamento. Ah, ecco, Eset, giustamente, a proposito di alterazione di stato. Nel momento in cui è partita Eset, questo ha aumentato l'attacco di queste tessere. Di quanto l'aumenta? Del 64% di attacco, quando è in attacco. E come vedete, non sono tutte col simbolino vicino. Ma ci sono state due perché sono uscite dopo che è partito Eset. E quindi nel momento in cui escono altre tessere, ovviamente non hanno il potenziamento d'attacco. E il potenziamento d'attacco è solo su queste tessere. Quindi queste tessere faranno più danno, se non fanno il mancato, della tessera centrale. E infatti 832 e 592. Dovevano fare lo stesso danno. Allora, anche Giuseppe si è incazzato, voleva volare, ma magari avessi i suoi eroi io. Non mi intossico perché vado ad affrontare eroi troppo forti rispetto a me. Squadre troppo forti rispetto a me. E quando inizia a non girare non ci posso far niente. Eccola qua Alexandrine contro. Dai, come ci diverti. Mi sembra Alexandrine... Basta non andare di blu e non ti crea nessun fastidio con le tessere alla fine. Bravissimo, bravissimo. Allora facciamo prima questo, poi questo, poi questo ed infine lei. Rimangono in piedi. Da questo quando si è caricato? Ardalo quando si è caricato. Bravo.
Ah, questo è una marcio, mondo marcio. Ok. Apriamoci, so, stiamo a coppe. Ok. Apriamoci questo altro baule. Boccetta energia ride, importantissimo. Gettone. Allora, peccato, non ce la faccio, peccato. C'è manco lo sfizio di finirlo. Sono troppi. Allora, qua è fatto, qua è fatto. 205, possiamo prendere qualche eroe qui, così glielo diamo un po' in pasto. Lord Loki. Lord Loki. Dove sei? Dove sei? Troppo giù. Eccolo. Che forse non ce la possiamo mai fare. Sessantotto. 69 a pelo. Per poco. Per poco. Però quasi quasi. Quanti eroi ci abbiamo qua dentro? 30. Possiamo prendere. Così almeno consumiamo il cibo. Emblemandolo. Emblemandolo. Maxandolo. Vai che ce la puoi fare. Bravissimo. Ascendi. Infatti ho finito i telescopi. Anzi, facciamo così, riprendiamoli quelli che abbiamo consumato. E via. E via. Allora, vi ricordo che domani ci saranno i premi, il regalo, scusatemi, come tutti i lunedì. Ci sarà il regalo al solito sul sito. Quindi fatelo sempre un giro comunque sul sito, perché cerco di metterlo domani mattina su Telegram. Però ricordatevi che comunque domani ci saranno i regali, quindi ci daranno dei regali, 25 monete di qualcosa, non so cosa, non mi ricordo almeno cosa. Cioè, o meglio, il giro non lo so con precisione qual è. Mentre come calendario domani cosa inizia? Giusto per anticipare le cose. Ah, Atlantide! No, Atlantide abbiamo fatto, che sto dicendo? Il 31 l'1 cosa inizia? O meglio, il 31 cosa inizia? Ho detto ieri, ecco perché sul calendario non c'è, ecco perché. Allora, ieri l'avevamo visto, vero? No, non l'ho salvato. Ecco. Il 31 inizia Valhalla. Domani inizia Valhalla, ragazzi. Ci saranno in evidenza Baldur e Thor e l'inserimento del nuovo costume di Salmone Loki. Quindi domani Valhalla, ce lo spariamo. Vabbè, magari dopo, a fine diretta lo facciamo questo. Ok. Domani quindi ricordatevi ragazzi il regalo sul sito e inizierà Valhalla, la terza stagione. In evidenza, ripeto, Salmone Loki, che è il nuovo costume inserito, Baldur che già c'è il costume e Thor che già c'è il costume. Questi sono i due eroi in evidenza. Poi storie non raccontate il 2 e le dune il 3. Vabbè, niente di assurdamente assurdo. Assurdamente assurdo.
Allora, ragazzi, invece, oggi c'era un'altra cosa, prima che mi dimentico ancora, gli emblemi. Ragazzi, vedete questi emblemi qui che sono gratuiti. Durerà fino a domani, un altro giorno è 13, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Sono tra le offerte, cioè gli emblemi sono pochissimi, ok, però è sempre di sempre gratis, è tutto più buono. Si diceva, e quindi va tutto bene. Mentre oggi dobbiamo fare le difese per il torneo Raid. Allora, vi ricordo ancora una volta che abbiamo un canale Telegram, ragazzi. Il solito canale è Telegram, eccolo qui. Empire and Puzzle, Ita, Enciclopedia secondo Antioch. La domenica di solito posto, in realtà prima era il sabato, ma da questo momento in poi faremo sempre le dirette a questo orario qui, alle ore 19 iniziamo con Empire and Puzzle. E anche il torneo Raid, quindi anche la domenica partiremo a questo orario qua per il torneo Raid. E il video non ci sarà più su YouTube del torneo Raid, o meglio ci sarà ma la settimana successiva. Quindi seguiteci soprattutto in diretta se volete sapere come affrontare al meglio il torneo Raid. Vi dico come sempre di postare le vostre difese, se volete dei consigli su come sistemare le vostre difese, qua sul canale Telegram, in modo tale che a fine diretta più o meno ne parliamo insieme. Questo torneo Raid, ragazzi, è un torneo Raid bastardissimo. Vi dico già, bastardissimo. Perché, come sempre, ve lo dico ogni qualvolta, quando ci sono eroi 5 stelle, per me sono tornei che lasciano il tempo che trovano. Perché comunque, ragazzi, pochi possono competere perché non hanno eroi a sufficienza importanti 5 stelle, o meglio, chi gioca da relativamente poco non può mai competere con chi gioca da tanto tempo e soprattutto con chi spende. Mentre invece, certo, chi spende può, anche se gioca da poco, può competere lo stesso fino a un certo punto, ovviamente, ed è quella un po' la cazzata, sostanzialmente, anche perché tutte le cose in questo gioco si fanno, la maggior parte, i 5 stelle sono migliori rispetto ai 4 stelle, e quindi di conseguenza al meglio possibile uno alza comunque i 5 stelle dove è possibile. Mentre secondo me questi tornei Raid, come anche le sfide mensili o quant'altro, dove si gioca solo ed esclusivamente con altre numero di stelle, ecco, altre categorie di eroi, sono molto più divertenti. Cioè, per me un torneo 4 stelle, un torneo 3 stelle è nettamente più divertente rispetto a un 5 stelle, anche se viene tolto un colore, come in questo caso cambia relativamente poco, perché è difficile competere e quindi uno comunque va a mettere i migliori eroi che ha a disposizione. I migliori eroi a disposizione sono per la stragrande sempre 5 stelle, e quindi di conseguenza si ritrova a giocare sempre con gli stessi eroi, praticamente giro e rigiro. A sto giro non basta un torneo 5 stelle, come vi dicevo prima non ci sono un colore, a sto giro non ci sono gli eroi fuoco, quindi i rossi non si possono utilizzare in questo torneo. Vi ricordo che le truppe, ovviamente, come gli eroi si possono utilizzare fino al massimo, quindi fino alle 4 stelle, qualunque tipologia di truppa voi abbiate a disposizione la potete utilizzare. E poi, giustamente, visto che già così non era sufficientemente complicato, ci hanno messo attacco lampo. L'attacco lampo cosa significa? Che tutte le abilità speciali di tutti gli eroi diventano, la velocità di caricamento mana diventa molto rapida. Ad eccezione di tre categorie, ragazzi, le solite tre, ve le ripeto sempre ogni volta, che sono i ninja, lo stige e la magia. Queste tre famiglie, ecco, di eroi non si velocizzano. Quant'è la velocizzazione? Ragazzi, si parte da un eroe normale che viene, la velocità mana viene aumentata e si carica praticamente in attacco con 6,5 tessere. Quindi qualunque eroe in questo torneo Raid si caricherà lanciando almeno 6
sette tessere. Un po' come tutti molto rapidi. Il problema delle tre famiglie citate prima, qual è? È che praticamente, prendo per esempio il ninja perché è quello più clamoroso, il ninja con la sua prima carica mana, normalmente in attacco, si carica lanciando 5 tessere. Poi la seconda con 10 tessere, la terza con 15 tessere. Questo normalmente senza velocizzazione, senza niente. Nell'attacco lampo cosa succede? Succede che la prima carica mana si carica uguale a tutti gli altri eroi, ossia con 6,5 tessere in attacco. Quindi già facendo questi calcoli capite che la prima carica mana, se prima si caricava con 5, si carica con 6,5, di conseguenza l'eroe non si velocizza, anzi rallenta rispetto al normale. Ed ecco perché quella tipologia di eroi in questo torneo, secondo me, non dovrebbero essere utilizzate, a meno che non si hanno assolutamente eroi solo peggiori, e quindi di conseguenza uno lo va a utilizzare comunque. Però questo è il problema principale di quelle tre famiglie, è che io sconsiglio sempre, ogni volta che c'è l'attacco lampo, possa essere il torneo o che possa essere la guerra, ragazzi, quelle tre ninja dello stige e della magia, evitateli, se potete ovviamente. A sto giro i rossi non ci sono, quindi evitiamo anche i rossi perché non si possono mettere. Cosa ci rimane? Ciao Yolanda, buonasera. Come in tutte le guerre o i tornei attacco lampo, ragazzi, vanno per la maggiore quegli eroi che sono lenti o molto lenti, che hanno un'abilità speciale veramente fastidiosa. Veramente fastidiosa. Quindi la prima cosa che vi dico, come ogni volta che c'è l'attacco lampo, ragazzi, dimenticatevi i colori. I colori in questo torneo non servono assolutamente a nulla. Zero, non contano nulla. La cosa che conta in questo torneo attacco lampo è solo ed esclusivamente la speciale. Questo perché? Perché come vi dicevo prima, tutti gli eroi si caricano velocemente. Quindi praticamente chi ha l'abilità speciale più importante, più fastidiosa, ha la meglio. Ha la meglio. Poi mettete in conto sempre un'altra cosa, che nella stragrande maggioranza dei casi la difesa si caricherà sempre prima dell'attacco. Quindi dovete già mettere in conto che almeno il centrale avversario parte, e quindi dovete avere un'abilità speciale tra i vostri eroi o qualcosa che ora ci sono più varianti, va, diciamo così, che metta a freno questa abilità speciale. L'esempio di Daki, come ci diceva Daki, chi ha 5 al free ha vinto fino a un certo punto. Perché basta avere, che ne so, giusto per dirne uno, qualcuno con il doppio spezzalimite che dà il deridi, e al free che attacca solo quello col deridi, punto. Gli altri sono liberi. Giusto per fare un esempio di quante varianti ormai ci sono a disposizione. Non è facile andare a prendere tutti gli eroi, non li prenderemo nemmeno a sto giro tutti gli eroi che si possono utilizzare. Vi dico in generale più o meno quali sono gli eroi migliori, la categoria di eroi migliori che si possono utilizzare in un determinato contesto, in questo contesto, e poi vediamo. Chi ha 5 Iove ha vinto. Vabbè, quello ha vinto sempre, in qualunque circostanza. Qualunque circostanza. Allora, ricapitolando. Colori non servono a nulla. Quello che conta sono le speciali. Quindi valutate molto bene chi eroi avete a disposizione, che siano lenti o molto lenti, o medi o rapidi, non cambia nulla perché si ricaricano tutti velocemente. Valutate, o meglio, cercate di mettere truppe, che in questo torneo raid, sì, in questo torneo raid o in generale tutto l'attacco lampo alla fine,
Sono molto importanti le truppe. Perché le truppe? Perché ragazzi, i molto rapidi, basta una truppa livello 11, livello 11, mana della magia o i ciclopi, livello 11 fa velocizzare qualunque tipo di eroe. Le truppe, ragazzi, livello 11, truppe mana, magia o ciclopi velocizzano i vostri eroi, o meglio qualunque tipologia di eroi, ad eccezione dei ninja, dello stige e della magia. Quelli non vengono comunque velocizzati, o meglio vengono velocizzati ma comunque non sono la stessa identica cosa. Come funziona il velocizzamento degli eroi? Che praticamente mettendo una truppa a livello 11, ripeto, di quelle tre, non a caso, quelle tre tipologie di truppe a livello 11 sotto qualunque tipologia, qualunque eroe, sostanzialmente viene velocizzato. Invece di caricarsi con 6,5 tessere, che in realtà sono 7, si carica, in attacco sempre parlo, con 6 tessere. 6 tessere. Con 6 tessere, ragazzi, si velocizzano i vostri eroi, cioè partono i vostri eroi. Quindi le truppe in questo Neoride sono molto, molto, ma molto importanti. Sfruttatele a dovere. Se ne avete più di una, livello 11, ripeto, potete utilizzare anche molto meglio. Io infatti consiglio, quando è possibile, di alzare quanto prima almeno 3 truppe livello 11, proprio per sfruttare, per colore, per sfruttare l'attacco lampo, che ormai la guerra c'è sempre, quindi di conseguenza lì si sfruttano sempre. E poi anche durante questi tornei attacco lampo, quelle guerre, quelle truppe vengono sfruttate al massimo. È una cosa mettere un eroe che con 7 tessere, che sono, dovete fare almeno 3 tris se non siete fortunati per farli caricare, è un'altra cosa velocizzarli, che con 2 tris si caricano. È una grossa, grossissima differenza. Quindi di conseguenza valutate bene queste cose qui. Anche in difesa, ovviamente, che sono praticamente circa il doppio delle tessere per farli caricare, capite bene che una cosa mettere un eroe in difesa che si carica con 13 tessere è un'altra cosa mettere che non sono 13 tessere, sono 13 tessere in realtà, è un'altra cosa significa mettere un eroe che si carica con 10 tessere, 11 va, perché poi dipende molto dalle combinazioni, quante combo parte e quant'altro. Quindi di conseguenza, ragazzi, in difesa, la difesa, o meglio, parte quasi sempre prima dell'attacco, perché basta subire tot tessere e quello già è carico. Un po' come quando beccate un molto rapido in difesa, ragazzi, il molto rapido in difesa parte sempre se lo colpite, quindi dato che lì dove colpite qualcuno si carica, siete nella cacca più totale, praticamente. Guerra vinta, d'altronde con Iove, Fortuna e Alfriga sono imbattibile. Attendo offerte per venire nella vostra alleanza, addirittura. Proprio offerte, ti stai proprio dando al primo che capita, praticamente. Allora ragazzi, come vi dicevo, attacco lampo o in generale guerre con i 5 stelle, è inutile andare a prendere tutti gli eroi che ci sono a disposizione del gioco e dire chi sono i migliori, chi sono i peggiori e quant'altro. Non ha molto senso, perché non tutti hanno a disposizione tutti gli eroi, e con i 5 stelle è ancora peggio rispetto ad altri, ai 4 e 3 stelle, perché magari 4 e 3 stelle uno li può avere, ma i 5 stelle è abbastanza difficile. Ovviamente i migliori eroi sono quelli che, ripeto, danno delle abilità molto importanti agli avversari, agli alleati. Nella fattispecie, come diceva prima Daki, Alfriga, ragazzi, è il miglior centrale
è rimasto e rimarrà ancora per un po' di tempo tra i migliori centrali che si possono utilizzare in questa torneo ride, perché è un eroe che comunque dà l'attacco irrazionale, può colpire addirittura tutti e cinque, può colpire uno solo per carità, ma tutti e cinque può colpirli, quindi non si può resistere più di tanto ad Alfric e di conseguenza rimane comunque il miglior centrale che si possa utilizzare. Allora, diciamo che mettiamo caso che vogliamo formare la miglior difesa attacco lampo, ragazzi, non ci sono i rossi, quindi di conseguenza i soliti Khufu o eroi simili non li possiamo utilizzare, però è poco male, cioè cambia relativamente poco alle guerre molto rapide che andate a fare, cioè cambia veramente poco. Prendete la vostra migliore difesa, che ormai presumo che l'abbiate capita, e utilizzate quella, e utilizzate quella sostanzialmente, perché cambia poco, ragazzi. Togliete un rosso e ci mettete un altro colore. Vi ricordo che ancora una volta che in questo torneo colori servono a nulla, quindi utilizzate anche due, tre dello stesso colore, non importa assolutamente a nulla. Vi do solo due suggerimenti che sono magari per chi è meno esperto, non ci fa caso, non ci ha mai pensato a sta cosa. Eroi importantissimi in questo nell'attacco lampo, come sempre, sono i risuscitatori e Kalo. Kalo è un 4 stelle, ragazzi, ma è l'unico che ha un'abilità speciale particolare, che praticamente lancia le abilità speciali di tutti gli altri morti. E queste due tipologie di eroi, risuscitatore, che può essere Mamma Natale, che può essere Emidal, che può essere Dabria, che può essere chiunque altro abbiate come risuscitatore, insieme a Kalo sono spettacolari, perché uno risuscita e l'altro, se non risuscita o se hanno buttato giù il risuscitatore, potrebbe anche lui risuscitare, oltre al fatto di lanciare le abilità speciali di quelli morti. Quindi anche se vi buttano giù tutta la difesa e rimane Kalo vivo, solo Kalo vivo potrebbe fare un macello da solo. Ed ecco perché Kalo, nonostante sia un 4 stelle, è un eroe stra mega importante in questa modalità. Ripeto, vale lo stesso per le guerre, eh? Lo voglio far vedere Kalo, ma non lo trovo. Perché non me lo... Come si scrive Kalo? Ah, perché hanno scritto la O, ok, ah, se la cerco con la O normale, no, ok. Lui ha Kalo, ragazzi. No, io non ce l'ho, Pimpi, magari avessi Kalo. eccolo qui. Lui a Kalo, ragazzi, ripeto, la cosa fondamentale è che nel momento in cui lui rimane vivo e gli altri sono morti, quando parte lancia tutte le abilità speciali. Questa è la cosa sua, la sua abilità particolare che, ripeto, ha solo lui, nessun altro in gioco, nessun altro. E ovviamente Resuscitatore e Kalo vanno messi esterni, ragazzi, esterni, sempre. Anche se avete solo il risuscitatore o avete solo Kalo, questi due vanno messi sempre esterni. Sempre. Di solito il risuscitatore va in posizione 1, esterno sinistro, normalmente. Soprattutto se non avete Kalo, va sempre lì, perché partendo le speciali da sinistra verso destra,
parte prima il resuscitatore, resuscita chi deve resuscitare, e quello resuscitato nello stesso turno magari lancia la sua abilità speciale o lancia l'attacco normale. Mentre invece quando c'è calo si deve fare l'esatto opposto, o meglio mettere calo in primo a sinistra e resuscitatore a destra. Perché? Perché se c'è qualcuno morto è meglio che calo lancia prima la sua abilità speciale e poi il resuscitatore lo faccia resuscitare. In linea di massima, senza andare ad approfondire molto di più il discorso, che ci sarebbe da parlare un bel po' di queste meccaniche. Ricordate, se avete calo e o il resuscitatore, vanno messi entrambi o uno dei due va messo sempre. Cioè, ragazzi, se avete un resuscitatore mettetelo sempre, se avete calo mettetelo sempre, sempre, sempre. Se avete al freak, ragazzi, va messa sempre, ovviamente, almeno uno. Poi ci sono altri eroi che possono dare dei vantaggi, come per esempio un eroe classico che si vede spesso in questa modalità è Ludwig. Perché Ludwig praticamente dà mana automatico ai suoi vicini nel momento in cui parte. E quindi praticamente i suoi vicini sono sempre carichi, che già sono rapidi di loro. In più Ludwig gli dà mana diretto, ciao, sono sempre carichi, sempre carichi. Però dovete fare attenzione ovviamente, perché non potete mettere troppa gente che non attacca, quindi è un attimo da valutare. Se avete al free che è un discorso, ma se avete, che ne so, un Kaedmon, cioè dovete metterne pure qualcun altro che attacca, perché altrimenti siete assolutamente fregati, nonostante tutto. Allora, datemi un secondo, volevo vedere un attimo una cosa di qua, se mi sono dimenticato qualcosa. Non sono diventato adesso. Ovviamente un eroe che in questo frangente potrebbe prendere un po' più di vantaggio può essere Waterpipe, perché praticamente non essendoci che sono due gli eroi che demoliscono Waterpipe nella fattispecie, sono i due della stagione dell'amore, giusto? Sì, due della stagione dell'amore, e uno dei due è rosso, quindi di conseguenza rimane solo il giallo, la tigre gialla, che può bloccare praticamente i servitori di Waterpipe, quindi di conseguenza a sto giro potrebbe essere comunque interessante mettere Waterpipe per chi non lo metteva per altri motivi. Ovviamente Waterpipe è uno di quegli eroi che, nonostante sia medio in questo torneo, può veramente dare fastidio, perché comunque parte subito, lancia i suoi demo e i servitori tolgono il mana a chi colpiscono e quindi non fanno caricare gli avversari. Nonostante sia un torneo con attacco lampo, quindi si caricano più velocemente, con la diminuzione del mana rompe comunque le scatole. Poi ovviamente, ripeto ragazzi, sono una caterva di eroi, non è inutile nominarli tutti, Cavaliere Verde, Queen Nan, Regina Han, mi pare si chiama in italiano, vero? Regina Han, ma tutti quegli eroi che comunque quando partono fanno un male cane, sono tutti interessanti. Krampus diventa un po' più interessante. Nell'attacco lampo, ragazzi, potete sbizzarrirvi senza tanti problemi. Prima ho letto qualcuno, Pimpi era... Lixiu col secondo costume, pure tanto interessante. Miki diventa tanta roba in questo torneo. Quindi ragazzi, ci sono veramente una caterva di eroi, dovete un attimo metterli insieme
e formare una difesa abbastanza decente. Questa è la difficoltà. Ma ripeto, dato che c'è sempre la guerra con attacco lampo, di conseguenza le vostre difese più o meno già le conoscete. Se avete qualche rosso lo togliete e mettete un altro colore. Vi ripeto, potete andare anche con 5 colori in difesa, potete andare con 5 eroi dello stesso colore senza nessun problema, perché i colori servono a nulla a suo giro, servono a nulla. In attacco invece vi sconsiglio assolutamente di attaccare in monocolore. Non serve a nulla attaccare in monocolore, è solo un vantaggio per la difesa se ci andate di monocolore. Quindi giocate di 3+2, giocate di 3-1-1, come vi pare, ma non di monocolore, non serve a nulla. Aramis è inutile che lo, cioè, dove lo metti va sempre bene, quindi è tanta roba. Sono sempre tanta roba sti eroi, ragazzi, perché nell'attacco lampo tutti gli eroi prendono un grosso vantaggio, perché tutti si caricano più velocemente, quindi anche quelli che sono inutili, che magari qualcuno non utilizza mai, in questo frangente diventano interessanti perché si caricano velocemente. Ovviamente non è perché uno è rapido. Prendiamo per esempio, che ne so, Ann rapida, cioè come o Eldannara, cioè se non avete eroi migliori, quelli comunque fanno schifo comunque, non è che cambiano, si velocizzano sempre, anche un rapido si velocizza. Uno Gima, come si fa a toglierlo se quello è il migliore eroe che avete? Anzi, è tra i migliori eroi del gioco. Quindi una delle mie difese è Kalo, Quintus col costume, ma col primo costume, Krampus o Waterpipe, Kullervo e Mamma. Beh, in linea di massima Waterpipe è meglio di Krampus, se è quella la domanda. Ma Quintus non lo so se lo metterei. Cioè non c'è nessun altro che attacca. Basta un altro che attacca. Perché Quintus comunque col primo costume, il primo danno che fa, cioè il danno che fa comunque sì, è elevato, ma non ti dà la certezza. Servirebbe qualcuno che comunque ti faccia un male cane. Anche perché c'hai Kullervo che comunque non fa male. Ok che dà l'attacco irrazionale, ma non fa male sostanzialmente, più di tanto. C'hai Krampus e Waterpipe che non attacca, Mamma che non attacca, Kalo solo se muoiono attacca, quindi ti serve qualcuno che fa male. Ah, ma il secondo costume allora. Ok, allora è diversa la cosa. Ah, ok, perché ho letto Quintus C, convinto che fosse solo il primo costume. No, allora è diverso, perché comunque attacca 3 e comunque gli dà l'attacco irrazionale. Può andare in conflitto con Kullervo, per carità, però tanto o uno o un altro comunque gli dà l'attacco irrazionale. L'unico vantaggio che devo dare a Krampus è quello di aumentare l'attacco, perché aumenta vistosamente l'attacco e quindi di conseguenza può... ma tu se vai con Waterpipe... Ciao, nano volante. Sì, è un po' come te. Non c'è nessuno, piange, poi alla fine c'è tutto. No, io quasi lo metterei Mr. Penji. Perché comunque c'è Waterpipe che ti crea servitori, c'è Mamma Natale che ti crea servitori. Io quasi Kullervo toglierei, perché se già c'hai Quintus, Kullervo va solo a sovrascrivere nel caso. Io quasi toglierei Kullervo, metterei Mr. Penji nel tuo caso. Allora ragazzi, facciamo una cosa. Prima di
di vedere questo. Andiamo a vedere un po' la volta precedente cosa è successo. Io la volta precedente sono andato con questa difesa. Ok, ci dovremmo essere. Ok, io sono andato l'altra volta con questa difesa. In realtà, se non ricordo male, non è andata malissimo. Infatti difesa B, 7 vinte e 5 perse. Comunque 5 volte mi hanno battuto con questa difesa. Io molto probabilmente, comunque, se volete vedere le vostre difese, ragazzi, vi consiglio comunque di metterle comunque qua sopra, e soprattutto di mettere i risultati che avete, quindi così almeno le prossime, le volte successive sapete, come in questo caso, so come sono andato e come è andata la difesa. A sto giro invece c'ho qualche eroe in più, perché comunque possono arrivare degli eroi in più tra una volta e un'altra, che passano 6 mesi, 11-12, sì, sono passati più di 6 mesi, 7 mesi sono passati, quindi arriva qualcuno in più. Allora, ci andiamo sempre con Alfrike centrale. Sono indeciso su Waterpipe, perché? Perché praticamente io nelle ultime guerre con attacco lampo, ho testato Gramps, nonostante sia un 3 stelle, mi ha dato un po' più di sicurezza. Cioè, nel senso che, per esempio, una sola volta mi hanno abbattuto con un one shot, ovviamente, e così via. E quindi voglio riprovarlo anche nei tornei raid. Nonostante stiamo parlando di un torneo di 5 stelle, ci butto Gramps, perché è un resuscitatore, ragazzi. Ma dove sta? Sopra? Che è spezzato. Ma no, questo è bispezzato, sta qua. Perché non lo vedo? Gramps l'ho mangiato. Eccolo qua. Gramps. Poi c'ho sicuramente Eset, che è quella nuova messa, perché Eset comunque quando parte colpisce tutti. Non è che faccio un gran danno, però comunque è fastidiosa. E poi normalmente ci vado così. Ora sto pensando se posso cambiare qualcuno, perché potrei mettere anche Cinisia. Io provo Milady. Perché lei fa parte da 883 e fa 240, mentre invece lui fa 250 da 925, perché è emblemato, ma il fatto positivo è che abbassa la difesa. Perciò ho difficoltà a toglierlo. L'unico che potrei togliere è Waterpipe per mettere Cinisia. Ma non so se farlo. Ho solo questo dubbio io. Dai, io probabilmente vado così. Ripropongo la stessa difesa che uso di solito. Vediamo anche come va. Se va meglio rispetto all'altra volta oppure no. Ok, andiamo a vedere un po' le vostre difese. A parte che già ho scritto di qua.
Se c'è qualcuno che vuole chiedere, ragazzi, chiedete, non sono tanti, tanti convenevoli. Allora, devo salvare l'immagine di qua. Potete stare su Telegram oppure potete stare in chat di gioco senza tanti problemi. Ok, allora abbiamo Ludo. Penso sia abbastanza indeciso. Anche Treville, per esempio, è un eroe interessante in questo torneo, come sempre, che è fastidioso. Perché Grimm? Perché Grimm? Che c'è il secondo costume, però? Allora, ha messo Emidal. Io pensavo a Emidal, Frost. Perché Frost? Oniwaka, Ojima e Kalo. Perché Frost? Allora, in questo caso, Ludo, ci sei in chat? Capire perché Grimm e non altri, perché anche col secondo costume non è che abbia tutta sta difesa salute. Sì, c'è attacco che fa impressione, però. Ok, che attacca 3. Non fa grandissimo danno, però aumenta l'attacco dei due vicini. L'attacco della speciale dei due vicini. Però io non lo metterei Grimm. Io me la giocherei onestamente con Cinisia a sto punto, ma anche Gaillard non mi dà la sicurezza, onestamente. Non mi dà la sicurezza. Sto pensando a un altro curatore. Thorn invece. Col primo costume, giusto? Quello è torno col primo costume? Sì. Attacca uno solo, però aumenta. Ah, si auto-aumenta, quindi serve a nulla. Perché sto pensando a Riso? Il problema è che già c'è Emidal. Però effettivamente te lo puoi permettere Riso. Perché è una rottura di scatole Riso. Io andrei con Riso, onestamente. Toglierei perché Gaillard praticamente. Che poi perché lo chiamo Gaillard? In realtà non si chiama Gaillard. Gaillard è quello blu.
Gilligan. Fa 300% di danni al bersaglio e nemici vicini. Ha 60% di possibilità di bypassare le magie benefiche e dà il 35% di difesa per 4 turni. Il fatto positivo è che comunque si velocizza con le magie benefiche degli avversari. Lui si velocizza. Essendo molto rapido, lui si velocizza sempre. Forse è per questo che comunque ha un... è abbastanza interessante. Poi c'hai Killer che ci può stare. Anche se io sono più propenso a Cinisia. Anche perché fa 300% lei di danno, ma parte da un attacco molto più basso rispetto a Cinisia. E non c'è il malus Cinisia, anzi, dai disturbi agli avversari. Sì, io farei così. Grim lo toglierei sicuramente. Me la giocherei con Gilligan lo terrei a sto punto. Emidal va bene, Gilligan va bene, lui sì, centrale per forza di cose. Poi me la giocherei con, onestamente ci metterei Riz, perché se tu vai oltre gli HP massimi un paio di volte non ti tirano giù nemmeno lui. Quindi io me la giocherei con Riz e me la giocherei qua con Cinisia più che Killer. Altrimenti, se vuoi andare proprio all'attacco spregiudicato, mettici Cinisia e Killer, se non vuoi metterci Riz. Questa almeno è la mia idea. Guardate che lo rispondo, perché comunque devo rispondere per forza. Ma si sente quando scrivo? Giusto per capire. Ah, si sente? Pensate, non c'ho manco la tastiera meccanica, la voglio prendere meccanica, quindi figurati. Sarò un macello poi. Tony, tu ci sei, vero? Se mi dici le alternative a questi, ma la squadra comunque è abbastanza ottima. Da sinistra a destra, Cage, Burado, Jove, Alfrike, Fortuna, Rigard. Perché Rigard a destra? Rigard con o senza costume? Principalmente. Alternativa a Cage, Burado, Daki? Boh, a caso senza costume. Allora, Rigard nella stragrande maggioranza dei casi va a sinistra, per il semplice motivo che lui è un purificatore, quindi nel momento in cui parte, è a sinistra, parte prima rispetto a tutti gli altri speciali, purifica, quindi se qualcuno ha un abbassamento d'attacco, lui lo purifica e quindi chi attacca dopo fa più danno, quindi lo metterei a sinistra. Ok che Cage Burato toglie le magie avversarie, le magie benefiche agli avversari, ma solo a uno. Quindi non c'è tutto questo vantaggio. Molto meglio purificarsi prima di attaccare. E Kagan non lo puoi mettere. Sartana Anitra.
No, allora lascia che è giurato. Potresti mettere sì Anitra, però Anitra comunque è rimovibile. Beh, oddio. Anitra al posto di Rigard non sarebbe malvagio, eh? Ah sì, ma Fortuna comunque a me va bene, non è che è malvagio. Anzi. Magari ti porta Fortuna. Capita? Capita? Io metterei Anitra al posto di Rigard comunque. Non ti purifica, ok, però dalla schivata. Quindi potrebbe essere fastidiosa. Sì, ok, può essere rimossa, però è anche vero che schiva anche chi... un Melendor di turno lo potrebbe schivare. Quindi sì, metterei Anitra. Allora, Yolanda... Io toglierei Frost. Sì, ok, te lo porti per i servitori, che crea servitori e quant'altro abbastanza rapidamente, ma non c'è nessuno che sfrutta questo. Avessi, che ne so, un Mr. Penji, giusto per dirne uno, allora sarebbe molto diverso. Molto diverso. Ma nel tuo caso lì ha poco senso. Mettici qualcuno che faccia male, anche che non sia blu, ovviamente. Viola, chi c'hai, Yolanda? Non so, non so chi c'hai. Mettici qualcuno che faccia male. Qualcuno che attacca tutti. Anche se è lento. Anche un Orgal, per dire. È solo Freccia e Signore Oscure tra i Viola. Chi c'hai di lento che fa male? Khonshu è già molto rapido di suo, attacca uno solo. A sto punto meglio Signore Oscuro, per assurdo, perché almeno ti dà il veleno corrosivo. Altri colori oltre viola? Non so, verdi, blu. Blu so che non ne hai tantissimi. Gialli. Già il ranocchio là, come cavolo si chiama? Ikuturso forse si chiama. Ico. No, Devana no, è troppo standard. Ikuturso. Sì, perché faceva 280% di danni al bersaglio e nemici vicini, in più li danneggiava. Sì, con l'acqua, 243 in 3 turni. Ah, ed in più si recupera pure salute. Proprio stronzo sto Ikuturso. Tra poco li rivedremo tutti sti eroi comunque. Che con Kalevala li rivediamo un po' tutti. Io quasi metterei lui, se non hai alternative. Cage o Bacan, Khonshu, Signore Oscuro e Freccia non mi sembrano il massimo. Se hai solo Devana gialla oltre G, ma lascia così, lascia Ikuturso. L'unica cosa è che ovviamente devi mettere come Tony, al contrario i due. Calo a sinistra
e tu che c'hai Emidal a destra, anche se perdi il potenziamento d'attacco di Emidal, non importa. Calo sempre a sinistra quando c'è il resuscitatore. Poi mi sa che non avevi nessun altro che dà fastidio. Farei primo Gima, quindi farei Calo, esattamente l'opposto. Calo, Gima, Oniwaka, qualcosa lì. Ikuturso. Farei così. No, si è bloccato tutto. Primo Ojima a sinistra per il semplice motivo che Ojima distrugge i servitori degli avversari e in base ai servitori avversari distrutti fa un danno in più. E quindi di conseguenza meglio metterlo prima di Ikuturso, perché Ikuturso se ce la farò prima o poi. Si attacca, poi ti distrugge i servitori e quindi fa uno sfavore a Ojima, quindi meglio metterlo più a destra. Sì, Emidal a destra, quando c'è Calo, Calo sempre a sinistra quando c'è un resuscitatore, cioè quando questi due stanno insieme, Calo e resuscitatore, Calo sempre a sinistra e resuscitatore sempre a destra. Se invece sono o solo Calo o solo il risuscitatore è sempre a sinistra, sempre, e Calo sempre a destra. È un po' contorta come cosa, ma è così. Se avete entrambi, questa come ha fatto Tony, Calo a sinistra, Mamma Natale a destra. Se avete solo Mamma Natale va a sinistra. Se avete solo Calo, Calo sempre a destra. Ci si può confondere, Yolanda. Perché in base a uno che cosa c'è a disposizione. Perché Emidal normalmente dovrebbe andare a sinistra già di suo. In più mettici che aumenta anche l'attacco, dovrebbe andare sempre a sinistra. Ma quando c'è Calo, Calo praticamente deve partire prima del resuscitatore. Perché se mettiamo caso in questa difesa è Mortal Freak e tu mi metti Mamma Natale a sinistra e Calo a destra, se parte prima nello stesso turno, si ricarica sia Mamma Natale che Calo, parte Mamma Natale e fa resuscitare al Frike e parte Calo e non serve a nulla. Mentre invece se fosse l'opposto, Calo parte prima di Mamma Natale, parte Calo con al Frike morta, lancia la speciale di al Frike, poi Mamma Natale fa resuscitare al Frike. Ed ecco perché c'è tutta sta ambaradam praticamente quando sono insieme. Mentre invece quando sono da soli, Calo va sempre a destra perché non c'è nessuno che fa risorgere il Alfrighe morte. E addirittura durante il turno magari ci può essere un contrattacco avversario, parte Alfrighe, col contrattacco avversario muore e quindi di conseguenza poi parte Calo con Alfrighe morta e lancia l'attacco di Alfrighe. Ed ecco perché va a destra. Mentre il risuscitatore va sempre a sinistra per il semplice motivo che se c'è qualcuno morto e parte il risuscitatore lo fa risorgere nello stesso turno. E quindi se è carico parte dopo Mamma Natale che l'ha fatto risorgere, parte al Frike, o addirittura parte con l'attacco normale, se non è carico parte comunque, quindi è meglio a sinistra. Questo è tutto il discorso, ripeto è un po' contorto perché sarebbe anche lungo, complesso da spiegare, ma in realtà funziona esattamente in questo modo. Comunque Tony, la tua difesa ovviamente va bene, non so le alternative, ma va bene, cioè c'è poco da obiettare. Le ferie ti hanno fatto bene, è quasi comprensibile. È strano? Strano? Ok ragazzi, siamo andati ben oltre. Abbiamo perso, grandissimi. Siamo andati ben oltre anche oggi. Per chi segue solo Impara in Puzzle, ragazzi,
Vi ricordo che siamo in diretta praticamente tutti i giorni, dalle ore 18 in poi, anche con Empire & Puzzle. Vi ricordo come sempre che abbiamo un canale Telegram, Empire & Puzzle Ita, Enciclopedia Secondo Antioch. Ora faccio lo screen, a proposito, faccio lo screen della mia difesa e vi invito a postare le vostre difese sotto e poi metterci i risultati, così dalle prossime volte, o meglio la prossima volta che c'è questo torneo, sapete com'è andata la vostra difesa, che difesa avete messo, quanto avete fatto schifo. Datemi un secondo che posto un attimo la cosa. Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 18. Almeno un'oretta al giorno è sempre dedicata a Empire & Puzzle, quindi ragazzi seguiteci, venite a seguirci, che più siamo meglio è, meglio è, meglio è, meglio è, meglio è.